Paradossalmente, nonostante la sconfitta, la squadra è andata meglio rispetto alla sconfitta ultima di Treviglio dove, e di Milano, dove secondo me la squadra si era disunita, perdendo poi dopo il, diciamo così, il bandolo della matassa. Oggi invece la squadra ha avuto una reazione ed è rientrata in partita, siamo rientrati in partita tardi, abbiamo provato a girarla con la zona. Dico tardi perché poi dopo in quegli attimi lì bisogna essere poi dopo perfetti, non puoi più sbagliare nulla. E infatti penso che siamo arrivati sostanzialmente a un possesso da rientrare completamente in partita. E per cui vedo da questo punto di vista sicuramente un miglioramento. E per quello che riguarda la partita, chiaramente c'è insoddisfazione perché c'è la sconfitta e soprattutto penso che la partita abbia detto che bisogna migliorare l'esecuzione quando le squadre diventano difensivamente molto aggressive e ti tolgono ovviamente le prime opzioni. Quindi questa cosa qui si può sicuramente migliorare in allenamento, bisognerà alzare ancora di più l'intensità durante gli allenamenti stessi e prepararsi affinché poi dopo la squadra diventa precisa. Questo credo sia stato il problema principale del break che ha avuto Bergamo. E poi sicuramente riprenderli è stato complicato, perché quando riuscivamo a produrre delle buone difese sono stati loro molto bravi a prendere dei secondi tiri, ne conto 17 in attacco, e penso che con 17 tiri in più è chiaro che abbiamo, come dire, l'abbiamo pagata a caro prezzo. Quindi anche lì potevamo forse rientrare prima, potevamo forse prendere un break meno importante se al rimbalzo avessimo, non dico controllato la partita, ma forse pareggiato, limitato i danni. Così non è stato, e quindi poi dopo, ripeto, alla fine quando è così, nei possessi chiave non puoi sbagliare. Penso che siamo arrivati sostanzialmente a un possesso dal rimettere tutto in discussione, tutto in gioco. C'è insoddisfazione, c'è in questo momento chiaramente del rammarico, perché capivamo che era una partita che tutto sommato comunque potevamo portare a casa, però questo è, deve servire questa sconfitta, che è diversa, ripeto, dalle sconfitte che abbiamo avuto sia con Treviglio secondo me che con Milano, deve servire a renderci consapevoli di quello che dobbiamo fare per fare ancora un passo in più.